Non lo so, sottintende un po' l'idea che qualcuno in futuro forse ce lo sta togliendo e che forse è necessario che come singoli, come comunità ci attiviamo e facciamo in modo che questo futuro ritorni nostro. E questo ovviamente è interesse prima di tutto dei giovani che il futuro davanti ce l'hanno molto lungo e oggi anche molto difficile. E degli strumenti ce l'abbiamo tutti se ce li sappiamo prendere e qui diciamo li avete indicati, no? Ci avete indicato la tecnologia, un certo tipo di tecnologia, una tecnologia da utilizzare, da pensare, da progettare in un certo modo, cioè nell'interesse collettivo. E poi sicuramente la cultura, l'arte, la natura, oggi è un pilastro essenziale dell'oggi, ma anche del futuro, no? Sappiamo insomma cosa sta succedendo intorno a noi. E poi naturalmente la socialità, quindi uscire dalla propria situazione, stare insieme, costruire insieme. È una cosa bellissima. Io parlo qui, diciamo, come supporto di questa associazione, mi sono associato da un paio d'anni. Non sono diciamo, pienamente dentro l'organizzazione, ho cercato di seguire, però è mio interesse come cittadino anche di Grassano, seguire e sostenere questa esperienza e cercherò niente di tenere un po' i tempi e anche un po' di interpretare quel cittadino, quei cittadini di questa comunità che non hanno ben capito che cosa si farà in questi 3 giorni o il messaggio che si vuole lanciare in questi 3 giorni e quindi cercherò magari di fare delle domande per chiarire a me e anche a tutti gli altri che magari non sono qui presenti ma ci vedono, eccetera, in modo che tutti possano, se vogliono, partecipare. E niente, quindi do la parola a uno dei pilastri dell'organizzazione, a Giuseppe. Prego, Giuseppe. No, quello lo farò solo in privato. Innanzitutto grazie a tutti e tutte di essere qui. È bellissimo ritrovarci in questa stanza, in questa sala, dopo poco meno di un anno dall'ultima volta. Quest'anno siamo qui per celebrare 10 anni dalla scomparsa di PEPS, oltre che del festival naturalmente tecnologici. Tra poco vi racconterà meglio di Siscrack, Giuseppe. Però quello che volevo dire io era aggiungere qualcosa sul festival, come dire, raccontare un po' come nasce quest'idea di festival. E nasce diversi anni fa, quando io ero ancora un pischellissimo, ero piccolissimo. Ho iniziato a frequentare il Siscrack e col primo festival, il primo 3 Days, mi sono reso conto che in quell'ambiente, in quel mondo pieno di condivisione, pieno di arte, pieno di connessione tra persone, ci ho intravisto, come dire, una finestra sul mondo. E dopo varie edizioni del 3 Days che abbiamo fatto, dopo vari eventi, varie occasioni, opportunità, errori, sacrifici e quant'altro, anche soddisfazioni per fortuna che abbiamo vissuto, l'anno scorso per la prima volta ci è venuto in mente che potevamo riorganizzare un momento in cui riunirci, in cui condividere cose, in cui ragionare appunto in maniera complessa su il nostro tempo, sugli spazi che viviamo e che abitiamo. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto questa prima prova di festival di naturalmente tecnologici. Quest'anno alla seconda edizione abbiamo deciso di scegliere il tema Riprendiamoci il futuro, perché quest'anno ci siamo resi conto che un pilastro fondamentale appunto per il cambiamento
così come avevo visto e così come è successo su di me, appunto, di vivere proprio il cambiamento di un festival che genera un festival e le persone che lo popolano, abbiamo deciso di rifarlo. E cambiando location per esigenze tecniche e logistiche, però diciamo che il motivo rimane sempre quello, quindi cercare di creare un luogo, non luogo, in cui le persone sono libere di esprimersi, in cui possiamo partecipare attivamente alla creazione di cose, in cui indagare nuovi orizzonti per lo sviluppo tecnologico, etico e sociale, sviluppando tutto ciò attraverso un grande contributo all'arte, utilizzando l'arte come veicolo per la realizzazione di, o meglio, per il, come vettore per trasmettere messaggi, contenuti che tipicamente possono risultare difficili da trasmettere. E magari lascio la parola a Giuseppe, così aggiunge qualcosa sull'associazione e poi vi raccontiamo il programma. Io chiederei un altro applauso ai presenti, a chi ci segue su Twitch. Siamo in diretta, mi confermate? Ok, bene, quindi saluti anche a tutti gli amici della diretta, a tutti i fan, a tutti i supporter, a tutte le persone che hanno sostenuto l'evento, ai partner. Eviteremo di fare la lunga scarrellata, è noiosissima. E vi daremo modo, vi invitiamo a partecipare al festival, a venire, a poter godere e apprezzare le persone che diciamo impersonificano questi partner, quindi, e ad apprezzare la qualità umana oltre che ai servizi, che all'aiuto concreto che ci hanno dato. Quindi veramente ringrazio tutti quanti e ringrazio Giuseppe. Vorrei un forte applauso per l'organizzatore dell'evento, perché io non avevo alcuna voglia di organizzare un evento e mi sono ritrovato nello staff, scherzi a parte. Ringrazio Vincenzo che diciamo oggi modera questa chiacchierata che ci facciamo, e in cui vorremmo, Giuseppe ha già iniziato ad illustrare il festival, ma lo diremo, è qualcosa di molto grande, è un'unione di più community, cioè Siscrack sta provando semplicemente a metterli in comunicazione, ma abbiamo persone da ogni parte del mondo. Quindi ringrazio i presenti, ringrazio Teo, ringrazio Giacomo, tutti gli altri relatori che ci dedicheranno qualche minuto e che saranno presenti durante tutto il festival. Vi invito a fermarvi, a parlare con queste persone, perché nell'ultimo anno quello che è successo 365 giorni fa, esattamente in questo posto, è stato qualcosa di veramente profondo. Questo non è un evento, questo non è una campagna saltuaria di finanziamento, questo forse non è nemmeno un progetto, questo è un processo. L'abbiamo definito processo semplicemente perché è un qualcosa che Vincenzo potrà testimoniare, anche magari con un approccio non troppo interno, che è un processo assolutamente trasparente, cioè chiunque può tesserarsi in Siscrack, chiunque può prendere parte alle riunioni. L'importante è cercare di adottare, ed è quello sforzo che stiamo facendo tutti quanti noi, degli strumenti, delle tecnologie, delle procedure per cercare di ottimizzare tutto questo, perché apparteniamo a diversi ambiti, abbiamo diverse età, viviamo in luoghi diversi, ma questo non ci ha impedito oggi di essere qui a provare a riprenderci il futuro, come ha detto Vincenzo. Quindi io vorrò essere molto breve, e prima di partire con questo, diciamo, sul tema che riprendiamoci il futuro, mi prenderei un minuto e un forte applauso per PEPS, semplicemente perché senza PEPS, molti ancora ci chiedono: ma non avete altre foto, non avete altri video? Purtroppo questo materiale è finito. Quando finisce la vita di una persona, finiscono anche i suoi contenuti. Ogni tanto scopriamo qualcosa, scopriamo amici di PEPS in giro per il mondo, l'ho raccontato come è successo in alcuni viaggi in Grecia, però veramente PEPS ci ha insegnato che per il culto ordinario, forse anche, mi permetto di dire, cristiano, cattolico, di cui siamo permeati, non viviamo la morte con una certa serenità, la viviamo sempre tutti come un abbandono, e mi permetto di parlarne così durante una conferenza, semplicemente perché credo che ognuno di noi pianga i propri lutti, le proprie scomparse. Solo nelle ultime settimane abbiamo ricevuto una notizia brutta dopo l'altra,
E sembra che questo è un ciclo che noi, ogni giorno ci fermiamo e diciamo: qual è il bollettino di oggi? Chi morti, feriti, sopravvissuti? E cerchiamo di farlo anche con una certa, non dico freddezza, però con una certa scaltrezza a sopravvivere a questi dolori. E per questo vi chiedo un altro forte applauso e un pensiero per tutte le persone che nelle ultime settimane, nell'ultimo anno, non sono più qui, non sono più tra noi. Sappiamo che ci sono state anche delle scomparse tra gli amici del Brigante Sound, a cui va il nostro pensiero, e che nonostante tutto saranno presenti all'evento. So che altre persone hanno avuto altre difficoltà, quindi vorrei un forte applauso per tutti loro e soprattutto per una persona che in questo momento sta combattendo con la vita e con, mi permetto di dire, anche la mala sanità, che è inutile nascondere in questa regione, cioè, e mi riferisco alla nostra associata Petia. E quindi vorrei. Siamo qui, combattiamo anche con un pregiudizio, diciamo, di forma, che sembra che siamo qui spensierati a divertirci, e in parte lo siamo, cerchiamo anche di distrarci e di svagarci, però in realtà il pensiero va anche a queste persone care. Detto questo, volevo ripartire dal tema che Vincenzo ci ha lasciato, cioè, che in realtà è stato il tema dell'evento, e fino alla fine non dico che non mi convinceva, ma dicevo: ma veramente un tema così potente? Riprendiamoci il futuro. E in realtà in questo processo ieri siamo arrivati a questa sintesi: sì, siamo qui per riprenderci quello che è nostro. E prima del futuro siamo qui per riprenderci il presente. Quindi mi permetto anche di fare questa correzione, perché il futuro passa per tutte le cose che facciamo oggi o che pianifichiamo di fare domani, tra 3 ore, fra 5 ore. E quello che abbiamo vissuto, dico negli ultimi 8 mesi, perché negli ultimi 8 mesi, da gennaio, abbiamo cominciato instancabilmente a creare un gruppo tra persone che non si conoscevano nemmeno, e a sentirci quotidianamente più di fidanzate, mariti, mogli, compagni, cioè compagne, cioè, e qualcuno qui può testimoniare. Manca qualcun altro che testimoniano che stanno già al Bosco Costa. Il testimone chiaro. E quindi quello che mi sento di dire è che siamo passati per tanti: sì, non ti preoccupare, qualsiasi cosa ti aiutiamo noi, ah, che bravi ragazzi, pacche sulla spalla. Io personalmente posso, ovviamente parlo per una mia visione personale, ho 32 anni, mi ritengo sempre un giovane, però a 32 anni mi definisco, l'ho detto poco più di 2 mesi fa, sono stanco di essere trattato come un ragazzino, sono stanco di farmi dire sì e di dovermi farmi prendere in giro o di dovermi farmi mettere i piedi in testa da un agente, da un ispettore, da una qualsiasi persona che voglia minare un processo che parte dal basso. Parlo anche per esempio di quello che è successo quest'anno, qualcuno di voi non lo saprà. Abbiamo provato a creare una pagina, due pagine, una dedicata a PEPS su Wikipedia. Chi non conosce Wikipedia, è l'enciclopedia libera sul web più grande al mondo, e una relativa a SISCRAC. Le contestazioni sono state da parte dei tutor, che riguardano il fatto che non abbia un interesse storico. Questa cosa mi ha fatto ulteriormente riflettere e mi ha fatto ricordare una frase, in realtà due frasi mi sono venute in mente, una che si collega proprio sul futuro, e cito, l'ho citato già qui e lo rifaccio, Zero Calcare, molti lo conosceranno per le serie Netflix, però nel 2010 pubblicò una striscia che mi è rimasta impressa nella testa, che diceva: ci avevano detto che non avremmo avuto un futuro, e invece il futuro è arrivato. Cazzo, si può dire, non so se si può dire, se siamo bippati, si può dire, quindi lo ripeto allora, faccio così. Ci avevano detto che non avremmo avuto un futuro e invece il futuro è arrivato, cazzo, ed è vero, cioè, nel senso, mi rendo conto che siamo cresciuti, siamo fatti grandi, sono passati 10 anni senza Pepsi in cui sono successe cose incredibili, sono 9 anni di associazione, e quindi è ora di riprendercelo questo futuro. Ma tutto questo, questa presa passa per tutta una serie, una fila lunghissima di persone che molto spesso finiscono per dire un sì e poi un no. Per carità, nella vita, parlo della vita associativa, è una cosa più che normale, passa per litigi, scazzi tra cose di persone, ma quando si ha a che fare con amministratori, si ha a che fare con tecnici, si ha a che fare con funzionari pubblici, io sono stanco di sentire le persone che si lamentano del sud, della questione meridionale, di sentire che siamo un'area interna dell'area interna e ce le dobbiamo andare. Quindi, per favore, almeno davanti a me non mi cacciate la questione meridionale, perché credo che il problema, se ad oggi non c'è lo Stato, le cose non vanno e ce ne andiamo, è solo nostro, perché lo Stato siamo noi e lo Stato passa direttamente da queste persone. Molte di queste persone che avrebbero dovuto essere qui e che ci hanno detto sì, ci vediamo dopo e tutta un'altra serie di cose. Non perché la loro presenza sia importante, visto che non abbiamo visto nessuno per 10 anni, non vedo perché ad oggi sia così fondamentale, il festival si fa e continueremo a fare tutto il resto, ma giusto per riflettere. Questa
magari la riprendiamo dopo. In 9 anni vorrei essere breve, non so se sto andando fuori tempo, quindi regia, Vincenzo, fermatevi quando volete, se qualcuno del pubblico vuole intervenire, se qualcuno su Twitch fa le domande, fatele pure. Io voglio fare solo una breve scarrellata per capire chi è Syscrack e che cosa fa Syscrack. Syscrack a livello organizzativo, a livello diciamo istituzionale, è un APS che sta tentando di diventare un ETS. Con la riforma del terzo settore vogliamo diventare un ente del terzo settore, quindi il punto di riferimento, lo scrivo qui per evitare di dire stupidaggini, vogliamo diventare il punto di riferimento dell'innovazione tecnologica, sociale e rurale. Sul rurale mi permetto di dire, perché mi sono reso conto solo con diciamo, le persone che ci sono venuti a trovare e che ci hanno regalato murales, ci hanno regalato visioni, ci hanno regalato esperienze, ci siamo resi conto di come la ruralità faccia parte del nostro carattere. Per chi non lo sa, dal 2014, che è stato l'anno di inaugurazione di Syscrack, il 24 gennaio 2014, siamo stati subito riconosciuti come un Fab Lab dall'MIT, Massachusetts Institute of Technology, e siamo un punto, un hub di formazione, e su questo poi potremmo aprire anche diversi capitoli, su stampa 3D e nuove tecnologie. Siamo mappati dall'Atlantei 4.0 e dal Ministero dello Sviluppo Economico come un hub di innovazione tecnologica e sociale. La verità è che bellissimi fregi, ma tutto questo passa per una partecipazione che secondo me è ancora molto molto lieve. Noi potremmo avere un impatto sui territori o comunque su noi stessi, sulle nostre stesse vite, e fare quello che si chiama un empowerment molto più potente. La vado breve e vado avanti, sarò breve e vado avanti. Abbiamo sviluppato solo nell'ultimo anno, grazie all'aiuto di un nostro socio Paolo Bonelli del progetto Coscienza Ambientale, un cross progetto, come si può chiamare, un sottoprogetto chiamato Difesa Civica, che abbiamo presentato poco più di 2 mesi fa proprio in questo auditorium, relativo al progetto delle frane. Quindi abbiamo cominciato a testare sensori di frana autocostruiti per monitorare il dissesto idrogeologico che circonda questo paese, al fine di creare degli strumenti che possano andare al di fuori e possono essere riutilizzati altrove. Abbiamo autocostruito stazioni meteo, sempre con l'aiuto di Paolo. Abbiamo fatto, grazie a Marina Berardi, un'altra socia e una dei nostri mentor e formatori, un corso su fotografia vernacolare ed intelligenza artificiale, qualcosa di cui non si è mai visto prima e di cui avrei voluto portarvi un output, ma in questo momento non è ancora pronto e sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su diciamo, tanti aspetti. Abbiamo lavorato al progetto Classi Fuori Classe per fondi che qualcuno annuirà perché è stato parte di questo lungo progetto negli ultimi 3 anni, forse qualcosa in più, che vede come partner, come capofila Save the Children, Upstart di Potenza, che ringraziamo e che salutiamo. Giuseppe ha già citato il Syscrack 3 Days, ma veramente potrei perdere tanto tanto tempo a raccontare tutto ciò che abbiamo fatto e che magari abbiamo anche peccato nel raccontare. Io però quello su cui mi vorrei soffermare è quello che ha detto Giuseppe. È importantissimo l'approccio artistico e il fatto che parliamo sempre di arte, parliamo di innovazione, parliamo di tecnologia, molto spesso li separiamo, parliamo di sociale, parliamo anche di innovazione sociale, innovazione tecnologica e sociale, parliamo di natura, di ruralità, ma soprattutto parliamo di arte. Io sicuramente non sono il testimone perfetto per parlare di arte, ce ne parlerà Barbara, però quello che voglio dire è che abbiamo provato a lasciarci contaminare da tutte queste persone che ad oggi sono qui, alcune non sono riuscite a tornare, continuiamo a rimanere in contatto. Ma quello che abbiamo provato a fare, e che vi dicevo era una citazione che volevo collegarmi su Riprendiamoci il futuro, me l'ha data Mauro Acito, un caro amico e un mentore che ci sarà il giorno 13 e che vi invito a venire a sentire il suo panel. Come creare una rivoluzione culturale? Beh, se Wikipedia ci impedisce di fare una rivoluzione culturale, perché dice che noi non esistiamo, ma perché voi non esistete, non respirate, non consumate ossigeno, le persone che sono collegate non esistono, sono tutti inventati, vero? E quindi questa è una delle prime riflessioni. Mauro mi disse, abbiamo deciso di fare un museo di arte contemporanea a Matera, hanno fatto il museo TAM, e mi dice, l'abbiamo fatto. Poi ovviamente magari se dico una stronzata Mauro mi riprenderà, avrò modo di correggere. Però ricordo che mi è rimasto impresso, ha detto l'abbiamo voluto fare perché noi siamo cresciuti con il risanamento di Matera, con il boom di Matera Città dei Sassi e siamo improvvisamente, abbiamo perso il ruolo di protagonisti della città. Non siamo stati più liberi di mettere una mano su un muro, una mano di dire che eravamo passati di là, semplicemente perché chi era venuto prima di noi era più importante. Sicuramente, scusate questo, adesso non siamo
Sicuramente le persone più illustri, non, di certo non mi posso paragonare, non lo so, un Pasolini, D'Annunzio, qualcuno che sarà passato da Matera o da qui a un Carlo Levi, però chi è che viene a dire che noi non siamo nessuno per scrivere la storia di questo posto, la storia di questa regione, la storia di questa nazione o la storia che vogliamo scrivere in qualsiasi parte del mondo? Lo può dire Wikipedia? Lo può dire un amministratore, un funzionario, lo può dire un agente, io questo non credo. E non voglio assolutamente che sia chiaro una cosa, che non voglio che si permetta più di passare sopra ai nostri segni di passaggio. Dal 2014 al 2017 abbiamo organizzato i Siscrack 3 Days, che sono stati dei primi grandi esperimenti di contenitori di arte, di innovazione, questi eventi incredibili che abbiamo fatto qui in piazza. Avrei voluto anche spiegare, specie di fronte a qualcuno che me l'ha chiesto, perché l'evento non si fa più qui e quali sono le ragioni, e sono sempre pronto a darle e continuamente le posso dare. Alcune sono delle ragioni che non dipendono proprio dal nuovo format e dallo studio che abbiamo fatto sull'ottenere al meglio un'esperienza per tutti noi che siamo partecipanti di questo evento, di questo processo. Ma in realtà quello che è successo è stato anche uno scollamento con la realtà locale. Dal 2014 al 2016 abbiamo provato, grazie all'aiuto di incredibili artisti, tra cui Barbara, tra la più grande testimone, oltre che una pazza fuori di testa, e avevamo lasciato dei contributi artistici che non hanno un valore, è un valore inquantificabile a livello monetario. Chi si è preso la briga di mappare questi posti? Quando ci dicono vi aiutiamo noi, perché l'aiuto passa per forza che io vi devo dire cosa fare e poi vi devo pure ringraziare. Perché quante volte mi sono sentito dire che dovevo ringraziare con un post Facebook, con una scritta di mano, con un voto, con una qualsiasi cosa, e mi sono sempre rifiutato. Parlo personalmente, perché solo personalmente posso parlare. Volevo solo dire questo. E in tutto questo che cosa è successo? Che l'anno scorso, visionando il vecchio campo sportivo, una zona che è abbandonata, è infrana, c'è abusivismo, non so manco più che c'è là in quel posto, noi abbiamo provato a costruire qualcosa di bello, un segno di passaggio, abbiamo portato contributi artistici di persone che vanno dall'Argentina a mezza Italia, e il ben servito è stato che nell'andare a vedere l'anno scorso come era posizionata la location, i murales erano totalmente coperti. Il 90% del lavoro fatto in 4 anni completamente buttato. La mia domanda è, ad oggi penso che tutti quanti conoscono Banksy, come lo chiamate voi, visto che lo si chiamano in modi più incredibili, ma posso citare TV Boy, posso citare qualsiasi altro artista che magari ad oggi è finito anche nel ciclone dei mainstream. Teo potrà sicuramente darci molte più informazioni su questo, anzi voglio proprio che magari ci aiuti a dire che non permetteremo più che l'arte che viene prodotta venga trattata come quei bidoni che stanno lì fuori. Che venga cancellata la traccia di qualsiasi nostro passaggio, perché il muro è vecchio. E ma noi come persone non contiamo niente? Almeno a dire, ragazzi, c'è da sistemare questa cosa, possiamo provare un modo di salvaguardarli insieme? Fatevi 2 foto, allestiamo una mostra, mettiamo dei cartelli. Perché? Perché non è un'iniziativa proposta da alcune persone, non è un'iniziativa proposta all'interno di un partito, non è un'iniziativa che porta voti, che fa lustri, che fa propaganda. Questa cosa io non sono più disposto ad accettarla, quindi se per delle ragioni di propaganda, durante un momento elettorale abbiamo deciso di fare finta che non sia successo niente, d'oggi questo non sarà più successo, non è una minaccia, è semplicemente un modo per riprenderci prima del futuro il presente. Quindi io credo di aver concluso, anzi spero di non avervi annoiato. E l'ultimo invito lo faccio a noi, ho finito. 2 minuti, c'ho ancora 2 minuti, sì, incredibile. L'ultimo invito voglio farlo ai ragazzi, perché per chi non lo sa, nonostante questo evento venga continuamente minacciato da agenti esterni, cattivoni, villain, come le abbiamo, atmosferici talvolta, noi continueremo ad andare avanti, il festival si fa perché queste persone hanno deciso di farlo e noi ci prenderemo tutte le responsabilità personali, giuridiche e fiscali per portarla avanti. Quello che chiedo e che questo sforzo fatto da determinate persone che oltre ad accollarsi spese, firme, tutta una serie di cose, passi per un impegno personale. Se è vero che questo è un processo, altrimenti guardiamoci negli occhi e diciamoci la verità su perché siamo qui oggi, perché saremo lì domani, perché saremo lì stasera, perché eravamo dove eravamo 8 mesi fa e che stavamo facendo. Perché
Io non lo sapevo, non ho avuto un minuto per andare a controllare, ma chi mi conosce sa che mi traccio il tempo, traccio qualsiasi task, operazione, lavoro che faccio nella mia vita. Vi dico che le ore ammontate per progettare questo festival ad oggi gratuito, in cui io personalmente, ma quasi tutti qui ci hanno rimesso dei soldi personalmente, non è un problema, ammonterà a qualche migliaio di ore in 8 mesi. Solo le mie ore, non voglio considerare le loro e non posso considerare le ultime settimane che ormai sono H24. Quindi l'invito lo faccio soprattutto su un fregio, diciamo, siamo stati premiati dall'Agenzia Nazionale Giovani, dalle varie community come dei change maker, ci hanno definiti delle persone che prendono delle decisioni, che producono dei cambiamenti per loro e per gli altri. Questo cambiamento passa per un'attitudine che tutti noi abbiamo e dobbiamo imparare a coltivare, che è il protagonismo giovanile. Possiamo pure togliere giovanile, perché potrei parlare anche solo di attivismo, non so come chiamarvela, però dobbiamo cominciare ad interessarci profondamente su quello che facciamo, su quali sono le nostre abitudini, quali sono i nostri impegni, perché rischiamo di disperderci in altro. Rischiamo di disperderci, di chi si perde nei vizi, chi si perde nel gioco, chi si perde per il resto. Invece, se veramente crediamo in un cambiamento e ci lamentiamo di quel cambiamento, smettiamo di lamentarci di quel cambiamento e dedichiamo del tempo per costruire delle cose belle come questa. Quindi vi invito a prendere parte al processo e vi ringrazio ancora tutti quanti. Allora, una piccola nota, diciamo così, organizzativa. In base agli interventi che sono programmati, anche per lasciare un minimo di spazio alla discussione, agli interventi liberi, penso che possiamo dedicare 10 minuti ciascuno per intervento, nei prossimi interventi. Okay, no, vi chiamo, visto che... Ce la facciamo, se ho utilizzato il ritmo. Ok, vi chiamo quando... Sì, due parole così per partecipare alla discussione. Hai parlato di rivoluzione culturale diciamo, nel tuo discorso. Io penso che qui rivoluzione culturale vuol dire tante cose. Io penso che qui in questi giorni si fa un pezzo di rivoluzione culturale, nel senso che si passa dalla cultura, diciamo, identificata come merce che vale solo quando produce, diciamo, ricchezza per qualcuno, alla cultura invece che diventa strumento di espressione, di partecipazione, di socializzazione. Le forme della cultura sono tantissime, stasera ne, diciamo, sentiremo dagli artisti che interverranno qual è, diciamo, la loro forma d'arte che propongono in queste giornate e come, diciamo, chi partecipa a queste giornate può fruirne. Quindi passo la parola a Barbara, che si presenterà, anche perché personalmente non la conosco. Okay. Ciao a tutti. Grazie per stare qua. Prima devo dire che io non parlo bene italiano, parlo italiano, un mix tra spagnolo e italiano, così un po' di pazienza, si dice? Pazienza per me. Un sforzo per capirmi, grazie. Prima devo dare grazie a Giuseppe che, come dice questo Giuseppe, parlo di Peps, che quando tu stai nel presente fai il tuo futuro. Entonces, allora Peps in suo presente ha fatto tutto questo, questo è il futuro di Peps. L'energia di lui sta qui, in tutti, e emozionato un po'. E grazie a Maddalena, a Pasquale, che anche loro mi hanno aiutato per venire questa volta. Giuseppe, l'altro Giuseppe, tutti si chiamano Giuseppe qui, è troppo difficile per me. Quando domando per qualcuno, qual Giuseppe? Giuseppe l'altro? No, quell'altro Giuseppe? No, difficile. Bueno, nel lab abbiamo fatto un murale, il secondo che io ho fatto con questa tecnica, che tengo un po' aiuta qui. L'ho realizzato con dipinte che ho preparato io stesso, con pigmenti naturali che ho trovato della terra,
L'idea era fare una cosa più armoniosa con la natura, vedendo il pantone che ho fatto è con i colori che ho trovato della terra, del mattone, un pigmento di curcuma, conoscen? Non ho trovato curcuma davvero, ho trovato curry, però c'è un po' di curcuma, però bueno. Ho fatto come cucina, come si dice, albañil, bueno, costruzione e murale. Entonces, lo abbiamo fatto nel confine come una sperimentazione, vediamo nel tempo come si resiste o non resiste, questo è un esperimento. L'altro che ho fatto l'ho fatto in Messico e 3 anni fa, adesso sta bene ancora, così vediamo quanto sopporta qui. Abbiamo portato il figo d'India, abbiamo utilizzato la melma, Giuseppe mi ha aiutato, le è piaciuto tantissimo, vero? È un po' strana la consistenza della melma del figo. Questo lo abbiamo usato la come la polpa. Ah, polpa si dice? Grazie. Sì, aiutami, per favore. Mi approfitto un attimo. Sì. Ne approfitto per introdurre Barbara. Lei è Barbara Siebenlist Palomar, non si presenta quasi mai, tutti la conoscono come Barbara l'Argentina, però in realtà Barbara è un'artista di fama internazionale. Stavamo provando a ricostruire prima, Barbara, in quante nazioni hai dipinto, hai regalato arte, hai offerto la tua arte, hai viaggiato? 70 nazioni hai detto? No, 70 dipinti. In quanti anni? 13 anni. Quante nazioni, citiamone qualcuna, in Ghana, in Messico, in Italia, in Spagna, Argentina, Guatemala, Colombia, quindi se avete Facebook, avete i social, cercatela, sto cercando di spingerla, visto che è un po' boomer, a creare un suo portfolio, un suo sito, un suo logo, però ovviamente Barbara è un'entità che vaga e si presenta solo quando ci sono delle buone, diciamo, vibrazioni. Quindi grazie Barbara di essere qui, e sempre per ricordare che è uno degli ospiti del festival. Quello che stava introducendo è il metodo con cui è stato realizzato il murales. Questo murales è stato realizzato in un posto che noi chiamiamo il Confino, che è una proprietà della mia famiglia e che utilizziamo come laboratorio rurale, uno spazio che utilizziamo per creare arte, esperienze. Giuseppe potrà sicuramente parlare meglio di questa esperienza di residenza artistica. Abbiamo chiamato dei volontari, dei collaboratori, degli artisti a realizzare le costruzioni del festival, i murales, continueranno ad esserci dei contributi, delle performance live durante l'evento di live painting, insomma, quindi veramente ce ne saranno. Era giusto per introdurvi questo spazio che noi chiamiamo il Confino, perché diciamo che ci andiamo a confinare lì, ed è lì che ha realizzato e che sta realizzando i suoi contributi. L'idea di farlo qui lì e non altrove nasce dalla volontà di tutelare questi esperimenti e questo passaggio, altrimenti ovviamente sarebbe stato bello regalarli alla popolazione. Barbara, ok, scusa, e poi ripassiamo la parola a Barbara. Volevo solo aggiungere alcune cose sul Confino e sulla residenza artistica scientifica, che poi è stata più artistica perché il lato scientifico l'abbiamo realizzato prima per esigenze tecniche, nel senso che abbiamo dovuto realizzare prima il progetto di monitoraggio delle frane. Però comunque in realtà l'idea della residenza artistica nasce, e del Confino di base, nasce da un'idea di riprenderci degli spazi che non ci sentiamo, non percepiamo di avere, quindi uno spazio in cui poter vivere liberamente la socialità, uno spazio in cui potersi esprimere liberamente, in cui poter appunto coltivare le proprie arti, dai murales alla musica, perché comunque in questi giorni sì, c'è stato l'allestimento del festival, però la cosa più importante in realtà sono state le persone e le cose le connessioni, le idee che ci siamo scambiati. Abbiamo convissuto in condizioni a volte un po' precarie, perché comunque il Confino è uno spazio che abbiamo rivalutato, che stiamo
all'estendo che stiamo sistemando nel tempo. Però nonostante tutte queste difficoltà, comunque sì, almeno negli ultimi giorni, comunque sono stati molto intensi, sono stati davvero pieni di connessione, pieni di energie, pieni di stimoli, e questa per me personalmente è la cosa più importante. Quindi vorrei ringraziare tutti voi che siete passati, che ci avete sostenuto e che ci sosterrete sicuramente in futuro. Quindi facciamoci un applauso. Sì, io ho iniziato a parlare di quello, però non avevo fatto l'introduzione. E la presentazione, per me è difficile fare una presentazione di me, è meglio quando mi domandano qualcosa, io rispondo, però come ciao, sono Barbara, è stato qui, no, non mi va. Grazie Giuseppe. Y bueno, en base del festival, pues la prima volta que ha arrivato, nueve años fa, habíamos fatto un panel en la estrada y adesso es en el lab. Segundo año habíamos fatto un mural en el campo sportivo, terzo año anche un altro mural lì. Quest'anno mi ho enterato della triste notizia, però l'arte anche è effimero, entonces dobbiamo lasciarlo, però sì, è vero che devono chiamare e dire mira, stiamo pensando di, come si dice, cancellarlo, non lo so, un po' di rispetto per lo che fanno loro qui, anche gli artisti. Abbiamo viaggiato un pochettino per venire qui, un pochino. Entonces siento che sì, por rispetto se deve fare una, no? Mira. Ciao, come stai? Non c'è tanto tempo per dire questa cosa, però in base a questo de che l'arte è effimero, este lab che abbiamo fatto con pigmento della terra. Questo lo voglio leggere così si capisce bene. Che io sento che se un'opera sarà effimera, ci deve essere un equilibrio tra ciò che stai contaminando e il tempo che durerà, il contributo culturale. Si è capito un po' lo che ho detto? Perché sempre quando puliamo il pennello, buttiamo l'acqua che usiamo con la pittura industriale, facciamo contaminazione, no? Entonces, el tiempo que va a durar la ópera tiene que ser un poco, ¿cómo se dice? Equilibrado. Equilibrado con le anni que va a estar la obra allí, ¿no? Cuando andiamo a Firenze y vemos las óperas de arte allí, ¿cuántos años están allí? La piccola contaminación que loro hanno fatto o lo que hanno trovato de la tierra se justifica. ¿Vero? Entonces, si esa ópera que estaba en el campo sportivo todavía estaba bene, no era el momento de cancelarla, ¿no? Entonces, debíamos ver cuánto el balance de lo que facciamo per aportar culturalmente. Aspetto que se me ha capito un poco. ¿Qualcuno c'è una domanda per me? ¿Una pregunta? Sí. Grazie. Un applauso per Barbara, che in questo momento è emozionata, ma vi assicuro che sa parlare anche il dialetto grassanese. Quello che penso Barbara voglia dire, le opere nascono da delle riflessioni, e qua ha scritto, ma è emozionata e non riesce a leggere, ve lo posso testimoniare, ne abbiamo parlato prima, di come nascono queste opere. Barbara non studia l'elemento, lo sogna in genere, o comunque vede cose. Barbara, quando hai realizzato il primo pannello, il primo murale, quello che è nel laboratorio, quello che è all'interno del Siskra Club e che potete visitare nel momento in cui la sede è aperta, se vedete ci vedrete natura e tecnologia. È stato il primo regalo che Barbara ci ha dato. Noi ci definiamo una community locale, cioè che abbiamo un approccio globale ma che agisce localmente. Questo ci porta, ci regala delle visioni di noi stessi che arrivano da fuori, e Barbara vide in noi, 9 anni fa, questo mix che io non ero in grado di vedere, di natura e tecnologia.
Ad oggi, e senza foto, è un po' difficile raccontarvi ciò che è stato, diciamo, dei contributi precedenti. Io mi sento solo di aggiungere una cosa. Quando parliamo di creare dei percorsi turistici, quando parliamo di creare un'offerta culturale, quando parliamo di creare... cioè, nel senso, va bene la Lucania, peperoni cruschi, tarallucci e vino, sagra e tutto, nessuno toccherà mai tutta quella parte, ma nulla vieta di metterci qualcosa di nuovo, nulla vieta di metterci qualcosa che parte dal presente. Cioè, dobbiamo smetterla di celebrare gli artisti solo quando sono morti. Potete toccare, puoi toccarti per non portare. Quindi quello che voglio dirvi è: perché quando si opera, si progetta un evento, una performance, quello che rimane diventa valore, che il valore che si trasforma in valore economico, valore strumentale, empowerment, soft skill, le possiamo mettere quante ne volete in mezzo. Poi sta a chi eredita questi regali a doverne utilizzare per trasformarli in un nuovo tipo di turismo, che non è quello dei, diciamo, mainstream, non è il turismo dei tavolini, diciamo, dei gelati, non è solo quello lasciamolo agli altri. Noi siamo, almeno, ci hanno definito operatori culturali, non ne abbiamo nemmeno la presunzione. Io ringrazio Barbara per essere qui e ringrazio tutti gli artisti che parteciperanno al festival, sono tantissimi. E vorrei lasciare, o meglio, vabbè, poi penso che Vincenzo mi sottrarrà finalmente il microfono, però ci tengo tanto agli interventi di Teo, del direttore artistico. Chi non lo sapesse, Giuseppe è l'organizzatore dell'evento, io sono un umile CTO e community manager, tengo insieme i pezzi di questa associazione, il resto lo fanno le persone. Poi vorrei anche che... dica due parole il nostro ambasciatore del regno vegetale, Giacomo, come l'abbiamo definito, che parlerà anche di prospettive vegetali. Barbara, vuoi dire qualcos'altro? No, grazie. Vi invitiamo al festival, però. Invitiamo per favore al festival, e nel festival anche voi a pintare, vero? Certo, sì, quindi venitela a vedere mentre pitta, perché poi in genere va scalza, fa sì, cose, però è sempre uno spettacolo della natura. Con pittura industriale lì, vero? E non lo so. Sì, no, non posso portare il pigmento... L'ho finito. Per quest'anno abbiamo sperimentato questo pigmento naturale, e almeno a me ormai la capisco, c'è una specie di traduttore simultaneo di Barbara nell'orecchio, sì. Però ha prodotto questo murales interamente, come ha fatto anche Emanuele Pochi, che salutiamo l'anno scorso, interamente con terra, fico d'India, carbone e calce. Ovviamente probabilmente non riusciremo a riprodurre la ricetta segreta della strega anche durante l'evento, però sì, nell'evento posso... ci vuoi provare? Sì. Va bene, ti do la mia maglietta per strizzare sì. Un forte applauso per Barbara e per tutti quanti voi. No, io volevo solo ricordare che questa forma d'arte dei murales, diciamo, ormai ha preso piede anche in molti paesi della Basilicata. Basta andare, per esempio, a Sasso di Castalda, qualche giorno fa capitai ad Alessandra del Carretto sul Pollino, e i muri, diciamo, riportavano questa forma d'arte popolare che può essere fruita da tutti e che lascia, diciamo, bellissimi messaggi che fanno pensare, no? E che fanno anche comunicare culture diverse. E quindi, diciamo, quello che è accaduto a Grassano io penso che si debba superare, anzi spero che possa essere questa l'occasione, perché il comune anche a Grassano pensi a dedicare i tanti muri bianchi che abbiamo ad accogliere, diciamo, questa forma d'arte in maniera diffusa nel paese. E passiamo la parola, se vuoi venire qui, a Teodosio, che invece parlerà di musica. Introduco in due parole Teo, è un grande amico, in un anno mi sento, diciamo, particolarmente legato a lui e alla community di PUA, del Potenza Urban Art, dell'associazione La Potenza dell'Arte. E li ringrazio perché mi hanno dato, anche per chi non lo sapesse, io di base ho vissuto, vivo a Potenza, e diciamo mi ha mostrato un lato della cultura urban a Potenza che è vivo e di una community che si muove. Teo è uno dei due direttori artistici del festival ed è un artista e sarà presente durante l'evento, e anche lui si esibirà in, non lo so, sei tipo un poliforma, fa tante di quelle cose che non ve le so nemmeno riassumere, quindi gli lascio direttamente la parola a lui. E
Ciao a tutti, sono Teodosio Sant'Agata, in arte Papocchio, sono presidente della Potenza dell'Arte, un'associazione di promozione sociale nata 2 anni fa, e del collettivo Potenza Urban Art, che è un collettivo che racchiude un po' tutte le teste della Basilicata, principalmente della provincia di Potenza, legate al fenomeno urban, quindi ai graffiti, alla street art, alla break dance, a tutti gli sport a rotelle e a tutto il circo contemporaneo che caratterizza il movimento urban. Da un anno a questa parte a Potenza abbiamo deciso di portare avanti un'assemblea aperta settimanale in modo da riuscire a raccogliere tutte le richieste e tutte le idee innovative lucane subito dopo la pandemia. In questa occasione siamo riusciti ad entrare in contatto con Siscrack, che ringrazio calorosamente. Siamo riusciti a portare un evento dove loro hanno descritto realmente all'interno di Broxlab qual è la vera energia e la vera anima del progetto, e da lì abbiamo deciso di buttarci insieme in questa avventura che è naturalmente tecnologici. Per me è molto importante far parte di questa direzione artistica, perché davvero percepisco le energie pure del voler cambiare questa regione, ma in generale cambiare il paradigma che caratterizza questo futuro che sta andando sempre più verso il degrado. Come diceva già Giuseppe, riprendiamoci il futuro non può prescindere dal riprenderci il presente, e quindi è molto importante, soprattutto dopo questa pandemia dove non abbiamo avuto più contatto umano, è profondamente importante riuscire a partecipare a questi festival, non solo per venire a vedere la propria conferenza preferita o il proprio artista preferito, ma per riuscire a capire quali sono le energie e qual è la community nuova che nel 2020, 2021, 2022, 2023 sta caratterizzando questa regione. Per quanto riguarda il movimento urban, io mi definisco un creativo urbano perché inizio il mio percorso con la breakdance, subito dopo mi dedico al rap e alla beatbox, mi dedico molto anche al circo contemporaneo e da 10 anni mi dedico di graffiti e della street art, quindi diciamo che il mio interesse è sempre stato poliedrico e mi ha sempre affascinato la creatività in generale, ma la creatività urbana ancora di più. 2 anni e mezzo fa, come possiamo immaginare, a volte cercare di far passare il messaggio dell'arte urbana è difficile, sia per le amministrazioni ma anche stesso tra i nostri giovani, e quindi 2 anni e mezzo fa siamo riusciti a sviluppare un regolamento nel Comune di Potenza capace di tutelare l'arte pubblica e principalmente la creatività urbana, proprio per evitare alcuni aneddoti che sono successi qui a Grassano. Dopo 2 anni e mezzo questo regolamento è stato approvato, quindi pochi giorni fa è stato approvato questo regolamento, e dà la possibilità di esprimersi liberamente in alcune pareti della propria città e dedicare altre pareti al museo al cielo aperto della città di Potenza. Speriamo vivamente che questo regolamento possa essere l'inizio di un regolamento univoco di tutta la Basilicata, proprio perché il movimento dei graffiti e della street art è un elemento molto particolare, soprattutto sulla tutela del diritto d'autore. Infatti, come immaginiamo, è difficile riuscire a imbiancare un'opera senza riuscirci a immaginare l'anima di chi ha messo quell'opera a disposizione di tutti, ma è altrettanto vero che i muri pubblici sono di tutti, quindi ci vuole un regolamento e ci vogliono delle persone esperte per evitare che un'opera importante venga cancellata ed evitare nello stesso tempo che quel muro diventi privato solo di quell'artista. Quindi è un tema molto molto sottile e delicato. In più, in tutto il mondo le terminologie che caratterizzano questa arte urbana sono variegate, quindi riuscire a creare un vero regolamento univoco per tutti non è semplice, ma credo che stiamo facendo dei passi importanti per far sentire la nostra voce. E per me Siscrack davvero è l'inizio di una collaborazione importante che ormai è diventata un'amicizia più che una collaborazione, e voglio ringraziare soprattutto Giovanni Restaino, l'altro direttore artistico nel direttivo della Potenza dell'Arte, Roberto Mairo, ma anche Simona Ragnolini, anche Giovanni Tufanisco e tutti gli altri ragazzi che hanno dato un contributo artistico importante sia nella residenza artistica che all'interno del festival. Un'altra cosa di cui mi sento di dover parlare è la cultura hip hop. Quest'anno, l'11 agosto, quindi proprio domani, festeggeremo il 50° di questa cultura, che da pochi anni è diventata cultura del patrimonio dell'UNESCO, quindi è una cultura ufficialmente riconosciuta da tutto il globo, ed è importante riuscire a dare un segnale, perché questa cultura nasce nel 1973 nei quartieri del Bronx, proprio per dare una risposta a questa povertà educativa, ad un contrasto sociale, cercando di creare dal basso una comunità che poi è diventata planetaria.
Quindi vi invito tutti l'11, 12 e 13 agosto a partecipare attivamente sia alle conferenze, ai workshop, a vedere le mostre e le installazioni artistiche che sono state portate qui, a vedere la bella location nel Bosco Coste a Grottole, e spero davvero che la comunità risponda e soprattutto spero che non sia l'ultimo evento di Naturalmente Tecnologici. Allora Giacomo, lo posso introdurre io? Certo, no, perché io mi occupo di, certo, diciamo, certo, di agricoltura, di natura, quindi mi sento, diciamo, più facilitato a parlare con Giacomo. La cosa che è molto, diciamo, interessante di questo festival, ma anche di questa associazione, no, è questo richiamarsi continuo tra tecnologia e natura. Cioè, così spontaneamente uno direbbe che diciamo, la tecnologia è qualcosa di artificiale, quindi che si contrappone alla natura. Invece voi proponete un rapporto diverso, cioè dove la tecnologia magari serve anche, diciamo, a dialogare con la natura, no? L'esempio, l'esperienza che avete fatto, diciamo, di quel sistema tecnologico che serve, che avete impiantato per monitorare le frane, secondo me è un esempio di come possiamo utilizzare la natura, la tecnologia, per convivere con la natura anche in un territorio franoso come questo. Però questa convivenza richiede, diciamo, un riconoscimento, bisogna riconoscerla, la natura, e come riconosciamo l'intelligenza artificiale, che è una, diciamo, una promanazione dell'intelligenza umana. Dobbiamo riconoscere l'intelligenza della natura, l'intelligenza delle piante. E come dialogare con questa intelligenza, Giacomo? Questo tu sei un esperto. Allora, grazie Vincenzo, grazie i tanti Giuseppe, grazie Grassano. Perché appunto tornare in questa sala è particolarmente intensa come esperienza, dal momento in cui l'anno scorso ho voluto riguardarmi come ho parlato e mi sono sembrato molto confuso rispetto a come vorrei provare ad essere oggi e nei prossimi giorni. L'intelligenza delle piante, che è l'assist che mi è appena stato fatto, è qualcosa di talmente complesso e distante dalla nostra sensibilità al momento, che va contemplata in comunità, insieme. Non c'è letteralmente un individuo umano che possa tirare delle somme e dire le cose stanno così. Abbiamo bisogno di guardare insieme dei fenomeni e avere ognuno l'onestà di tradurli col proprio cuore, la propria mente, il proprio spirito connessi e dire per me è così. Questo è già un punto a favore della ricerca in questa direzione. Ieri ero ospite a Pietragalla, quindi appunto un posto che sicuramente è più vicino a voi che a me, che vengo da Varese, dove sono stato invitato da una ragazza che ha fatto una ricerca coinvolgendo letteralmente tutti i suoi concittadini per chiedergli di parlare a lei davanti a una telecamera delle conoscenze che hanno rispetto alle piante. Ciò che è risultato dal processo, che poi cercherò di riattaccare per le tante cose che mi sono state sollecitate ascoltandovi, il processo, il risultato di questo processo è stato che ieri letteralmente c'erano, per il mio modo di immaginare che una ricerca etnobotanica possa avere interesse, una quantità enorme di persone, di generazioni, di tutte le generazioni, in piedi a donare tutto il loro affetto per questa ragazza che ha fatto questa tesi di laurea e poi l'ha portata giustamente a chi gli ha permesso, dicendo: io vi sto restituendo il vostro sapere.
Ieri ho avuto la fortuna appunto di fare un piccolo intervento anche lì e ho detto loro che quello che forse ho provato a fare io invece è stato andare non a sollecitare le persone più vicine, ma sono andato a dire chi è che ci sta a provarci a dire la propria sull'ambito della sensibilità del mondo vegetale. Chi ci sta a fare poi un discorso tutto insieme? Perché se poi noi vogliamo parlare di intelligenza di piante, è vero che c'è una distanza, ma se vogliamo parlare di intelligenza, la distanza non c'è più, perché dovremmo fare separazioni tra ciò che è intelligenza umana, delle piante, artificiale, e andremmo solo a continuare ad alimentare questa separazione che non ci permette poi di convergere. Quindi io vedo in questo festival, sin dall'anno scorso, ma ero, credo, meno capace di tradurlo, questo tentativo enorme di lasciare al centro l'umano facendolo sparire, tra due intelligenze che non possiamo negare, che sono quella virtuale, tecnologica, e quella della natura. Quindi quella che ha condotto ogni passo dell'uomo su questo pianeta fino a che è comparsa quella che adesso lo sta, se vogliamo, elevando e allo stesso tempo mettendo in crisi. Questa è l'ambizione più alta che si deve avere in questo momento, provare a convergere con queste due, con questi due poli, con queste due ricerche, se vogliamo. Perché? Perché dal momento in cui la neutralità di un progetto come il mio si trova a partorire delle idee che vengono, come ho sentito qua succede, ed è vissuto in modo caldo, no? Cioè qui io, ascoltando Giuseppe, vedevo come, come dire, percepivo e ho deciso di provare a spiegare questa cosa ad alta voce davanti a tutti, perché credo che possa essere utile per estrarre una vocazione che vedo in Giuseppe, che è potenzialmente in difficoltà, perché non si può esprimere se non con uno scontro o con un potenziale scontro. Questo va evitato, così come tra intelligenza artificiale e natura non può e non deve esistere uno scontro, così nel territorio bisogna riuscire a vedersi anche un po' dall'esterno perché non si possa rischiare questa cosa, perché poi io la capisco, perché ho avuto la fortuna di fare dei progetti magari anche nel mio territorio, ma poi di girare a largo e quindi dire va bene, è vero, ci hanno fatto un torto, però io sono andato da un'altra parte dove mi stanno capendo, no? E quindi sono riuscito in qualche modo a evitare questo scontro. Diciamo che poi, per tornare al fatto per cui sono tornato qua, perché l'anno scorso mi è stato chiesto di parlare dell'etnobotanica, e mentre quest'anno torno con una versione più artistica, per perseguire quello che ho provato appena a spiegarvi, ovvero coinvolgervi, non stare qua a provare a spiegare di cosa si parla quando ci sono di mezzo l'intelligenza delle piante, l'umano o il virtuale, ma di portare questa cosa nella pratica. L'occasione più incredibile, di cui io in qualche modo sono rimasto anche sorpreso, è l'assist logico da parte della, diciamo, del movimento underground, dell'hip hop e di questo genere di attitudine all'arte, perché l'attitudine all'arte che porta una forma come l'hip hop è l'improvvisazione, è l'ispirazione, è appunto l'intrattenimento, è la cerimonia, è qualcosa che coinvolge, e se non coinvolge in qualche modo è fluida, no? È naturale che venga fuori un po' così, in modo continuativo. È quello che fanno le piante quando gli si dà la possibilità di suonare. Le piante non si preparano una canzone
quando hanno la possibilità di usare la loro energia per produrre musica. Adesso non mi dilungherò rispetto a come funziona lo strumento, anzi vi invito ad esserci al mattino, orario? 9:30, 10:30, 11, insomma. E anche questo è un aspetto per cui io mi trovo davvero a fare le cose al contrario con il piacere più grande che si può avere nell'andare contro una logica, perché poi vedi per esempio l'hip hop, il rap, quest'arte è poco associata alla mattina, non perché non, insomma, però non è esatto, non è un qualcosa che viene così facilmente immaginato di mattina, no? E tant'è che infatti i concerti di tanti artisti, che tra l'altro non vedo l'ora di ascoltare, di conoscere, perché vengo da un posto dove appunto, anche se un po' osteggiato, c'è una bella ricerca in questa direzione. Insomma, il bello è immaginare che non si arrivi poi con il coinvolgimento a vedere l'hip hop sin da domani in questa giornata così importante, anche grazie al regno vegetale, quindi anche grazie al fatto che persino le piante hanno una possibilità di essere indagate non in modo clinico, scientificamente duro, ma invece mettendo in gioco le sensibilità, che poi sono l'argomento, secondo me, chiave per tenere insieme tutto quanto e la ragione per cui credo moltissimo in questo mi è venuto prima in mente il secondo album è sempre più difficile, cioè, ma è il bello di essere qua dicendo domani si comincia col compleanno dell'hip hop, sapendo che si è già spiegato che i processi hanno dei momenti in cui si inizia forte, il secondo round è forse il più difficile, ma poi insomma, se questo è un progetto che vale, poi non c'è più niente che lo ferma. Quindi vi ringrazio di nuovo di avermi invitato, vi aspetto tutte le mattine al camping, studieremo dove offrirvi anche lì un processo che vogliamo immaginare che tanto più vi lascerete coinvolgere, tanto più porteremo ad essere sensibile. Grazie soprattutto a voi. Vabbè, sono le 17:57 e quindi siamo quasi per partire per l'escursione dietro i cinti. Però se c'è qualcuno che vuole intervenire, dire una domanda, fare una domanda, prego, prego. Sì, grazie. Sì, va bene. Sì, allora, le domande tra qualche minuto, nel senso, quindi preparatevele. Io volevo solo ringraziare Anna Albanese, ma tutti i ragazzi e il team di Alla Scoperta di Grassano. E nello specifico oggi è domenica, giusto? È l'altro appuntamento, giusto? Oggi, venerdì, quindi domani, oggi, sabato e domenica ci guideranno in diverse esperienze. Vi invito a vederle sul sito, cercate il QR code nt.siscrack.org per tutti i dettagli. E Anna però adesso ci darà qualche... siamo anche in diretta, quindi se vuoi poi... ecco perché ti invitavo a salire, se vuoi salire. E, ringrazio nuovamente la Scoperta di Grassano, ne approfitto per ringraziare tutto lo staff, tutti i ragazzi, diciamo, di tutti i team web, social media, streaming, volontari, residenti artistici, qualsiasi persona ci ha aiutato, e chiedo un grande applauso. E lascio la parola a Anna che diciamo, presenterà l'attività che ci sarà dalle ore 18, giusto? E, dopo ovviamente se avete domande o se avete delle curiosità riguardo al festival, riguardo Siscrack, siamo qui. Non vedete perché sono 18, no, siete liberi. Anna, a te la parola. Buonasera a tutti,
addirittura. Okay. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie ai due Giuseppe. Sono veramente onorata di essere qui. Oggi ho fatto un po' di ritardo perché sono andata già alla cantina, ho preparato tarallucci e vino, quindi, quindi sarete accompagnati in questo viaggio tra i cinti di Grassano da me, da Maria Mugnolo, che è un architetto che ha dedicato diversi studi a questo paesaggio bellissimo, e da Innocenzo Pontilio, che già avete conosciuto l'anno scorso, in quanto grazie a lui si è aperta questa parentesi di storia di Grassano, in quanto, come vi ho già detto l'anno scorso, era comune dire che Grassano non ha storia, e quindi la storia di Grassano, casale di Tricarico, e finiva lì. Invece no, oggi vi porteremo attraverso un parco naturale, quello dei Cinti, dove potrete ammirare le cantine scavate all'interno di un geosito di oltre un milione di anni, e soprattutto perché Grassano è stato l'unico centro urbano costituito dai Cavalieri di Malta. Vi porteremo tra storia, leggende, natura e tradizione. Poi vi inviterò ad alzare gli occhi al cielo, non solo per salutare gli angeli che ognuno di noi ha, ma soprattutto perché in quella zona soprattutto è possibile analizzare l'ornitofauna di questa zona. In quella porzione di cielo c'è il nibbio reale, nibbio bruno, il grillaio, il gruccione. Sono tutti elementi che ci sono stati donati appunto dalla natura, e spero che noi ce li possiamo guadagnare e godere più a lungo. Grazie ragazzi. Una domanda che magari alcuni partecipanti, allora, delle informazioni utili, oltre ai link per i partecipanti o chiunque, cioè partecipanti, chiunque veramente voglia partecipare al festival può unirsi al gruppo anche su Telegram, dove ci sono tutti gli aggiornamenti. Anna, questa attività è libera e gratuita? Certo, ok, certo, quindi certo. Invitiamo tutti quanti a fare questo magico giro di Tricinti. Mi pare di capire che c'è anche un lieto fine, quindi nella grotta di Imbandrea che salutiamo, a cui dedichiamo un pensiero, e anzi chiederei un forte applauso. Prima di rilanciare alle domande, un recap diciamo veloce su quello che ci aspetta nel pomeriggio, quindi l'attività con i ragazzi della scoperta di Grassano. Seguite Anna, adesso le mettiamo tipo un cartellone luminoso e a breve darà lo start. Da qui si andrà al parco, ok? E alla fine del percorso noi abbiamo stabilito come meeting point vicino il Bar del Dollaro. Perfetto. Intorno alle 8 credo, da quello che ovviamente siamo sufficientemente elastici. Da lì vi invito soprattutto anche gli altri ragazzi partecipanti a scrivere sul gruppo e a dare aggiornamenti sugli spostamenti, quindi per le 8 diciamo ci vediamo lì, e da lì poi partiremo verso il bosco, chi non verrà ci raggiungerà domani. Noi in realtà siamo lì già da stasera a montare, allestire, ed è libero, nel senso potete venire, vedremo le stelle, non c'è niente di organizzato, è tutto molto improvvisato, però se volete venire il nostro partner Podus ci attende, ci attendono tutti gli altri ragazzi. Salutiamo, anzi un altro grande applauso al nostro presidente e lì insieme a tutto l'altro team che voi non vedete, ma lì c'è un manipolo di persone che attende. Domani iniziano le attività alle ore 9, giusto? Dagli accoglienza, accrediti, Giacomo, lo troverete, il nostro ambasciatore, gli metteremo una fascia e andrà girando in tutto l'evento e ci attenderà con la good morning routine. Altri appuntamenti in mattinata, dimentico qualcosa? Apriremo le estemporanee, si cominceranno... Apriremo le estemporanee di pittura, questi artisti qui che vengono da ogni nazione... Ogni po' da ogni dove inizieranno le loro performance. Avremo poi ovviamente, se Teo vuole aggiungere qualcosa riguardo al programma, magari ci dà ulteriori aggiornamenti su domani. Ringraziamo Anna. Anna, una maglietta ad Anna, così può guidarli durante queste. e ci guiderà in questo percorso. Se avete delle domande, potete già alzare la mano. Diciamo, raccogliamo già la coda, altrimenti ci salutiamo e iniziamo questo percorso. Lascio la parola a Teo che illustra il programma. Io volevo prima fare una domanda, quindi Grassano è su Wikipedia?
Non lo sappiamo. È già priva di storia. Domani praticamente la mattina ci vedremo per il risveglio che ci sarà ogni mattina. Inizieremo con le estemporanee di pittura intorno alle 11, ci sarà un pranzo collettivo, dalle 16 ci sarà una conferenza, un talk sul 50° dell'hip hop con alcuni degli esponenti che in Italia hanno fondato questo fenomeno, subito dopo ci sarà una battle di rap freestyle, quindi una competizione di rime improvvisate con partecipanti da tutta Italia, e inizieranno dei live musicali tra cui il live di Papocchio, di Shark MC, un ragazzo di Hip Opera Foundation del Beneventano che ormai fa rap da quasi 20 anni, e ci sposteremo nel main stage con un live di DJ Lugi con Moddy e DJ Trix e poi un live di Davide Shorty. Il tutto verrà accompagnato dal sound system Spinge Sound con una selezione vinilica. Io ringrazio tutti, ringrazio Vincenzo che non vedo più, forse è scappato, non lo so, è già in cantina, è scappato. Ah no, eccolo Vincenzo, grazie Vincenzo del supporto, un applauso al buon Vincenzo che ci aiuta sempre, sempre di supporto, anzi come Vincenzo devo dire mi prendo anche una grande colpa di tante persone che sono concretamente attive e disponibili a darci una mano, molto spesso mi prendo anche le mie colpe di incapacità nel gestire le risorse umane, di sapere specifico, certe volte non so cosa fare, quindi non so dire alle persone cosa fare. Detto questo, abbiamo delle domande, qualcuno è curioso, vuole fare delle domande a qualcuno degli ospiti, a noi organizzatori, qualche domanda su Twitch, non so, altrimenti io vi ringrazio. No, anche affermazioni, anche osservazioni, Antonio. Certo. Lo sappiamo, purtroppo. Esatto. Esatto, è vero. Ringrazio Antonio, ringraziamo il CSV Basilicata per l'aiuto sempre offerto e da parte nostra riusciremo ci impegneremo a chiedervi aiuto, perché molto spesso mi rendo conto che è anche una mancanza di capacità probabilmente a chiedere aiuto a chi... No, infatti, soprattutto hai fatto un intervento, io ne ho parlato l'ultima volta proprio qui rispetto all'associazionismo, alla questione che non è solo spontaneità e non è solo volontariato. Ad oggi, come hai detto tu, si può essere un ente del terzo settore. Noi stiamo provando a strutturarci da un po'. Personalmente l'associazionismo studio, mi formo, cerco confronto con realtà più consolidate, ci confrontiamo tra più realtà, tra qui, tra Potenza, da Torino e veniamo fuori. Purtroppo viviamo in una nazione molto complessa da un punto di vista burocratico e fiscale e viviamo nel posto in cui sempre qualcuno può impedirti di fare qualcosa perché ti manca una tal licenza X inventata al momento. E noi ci rilanciamo e ti ringraziamo per questo, diciamo, invito al protagonismo, all'associazionismo, perché come vedete crea delle connessioni che secondo me, ma credo di poter parlare anche a nome di tutti gli associati SISCRAC, sono un aspetto fondamentale della vita di una comunità locale, di una comunità glocale, di un paese, di un comune, di una regione o di una provincia o di tutto un insieme di persone che cercano di portare avanti un progetto. Quindi ti ringrazio Antonio, ringraziamo ancora il CSV per l'aiuto fornito e per la disponibilità. Io, ci sono altre domande, ci sono, non so, interventi che qualcuno vuole fare, ci sono domande dal web?
strutturiamo il nostro futuro, quindi cogliamo anche l'ultima di Antonio. Io vi ringrazio ancora e vi aspettiamo al festival, vi aspetta Anna per il tour dei Cinti e voglio un forte applauso per tutti voi e per essere qui, insomma, perché ce l'abbiamo fatta e buon festival a tutti. Musica. Questo, ah, ok. No, io comunque la cosa glielo dirò, ormai sono settimane che dico vai dritto.